Okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Cirque du Soleil. This is not the album either, these are just the throwaways. This shit's still so cold when it drop, it's gon' be a motherfucking snow day. Hey, boy, it's good and he knows it. He don't say it, he shows it. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Quanto lo stavate aspettando? Più o meno da quando ho postato la foto sui miei slime che ho provato a fare e sono usciti benissimo. Sono veramente mesi che provo a fare gli slime, ma non mi erano mai usciti perché ero troppo pigra per andare ad acquistare gli ingredienti giusti e ho sempre provato con quelli che avevo a casa, ma non mi erano mai usciti. Ho provato persino col dentifricio e lo shampoo, ma non erano il dentifricio e lo shampoo giusto. Adesso ho trovato i combo perfetti con le diverse marche che possono far attivare l'effetto slime, appunto, con determinati prodotti ce la posso fare. Sono qui oggi per farvi vedere come realizzare il clear slime, quindi quello trasparente, e poi aggiungerci i pigmenti, quindi farlo diventare un platinum slime o comunque un duochrome slime, il fluffy slime, il classico fluffy slime, che sarebbe lo slime tutto puffettoso, buonissimo, soprattutto perché si mangia, Gloria. Come aggiungerci poi il colore? Ho provato anche ad aggiungerci l'Arctic Fox, che sarebbe il mio pigmento per i capelli. Ed è venuto! Woohoo! Perché alla fine è un pigmento, quindi... Prima di iniziare a farvi vedere le varie ricette, vi parlo un attimino di che cos'è lo slime. Lo slime è quel gioco che, quando ero almeno piccola io, vendevano e vendono tuttora fuori dai supermercati o comunque dentro le patatine, regalavano anche sta roba tutta gelatinosa, di questa consistenza strana, che adesso è diventata una vera e propria forma di antistress, perché sto seguendo da mesi tutte quelle pagine che fanno con le dita tutti i rumori strani con gli slime ed è diventata un'ossessione, veramente un'ossessione. Cioè, ogni volta che vedo un video sulla home che mi compare degli slime, attivo l'audio e rimango lì a guardarlo come una scema. Sono rilassanti, non lo so, il suono, poi ci mettono dentro anche le palline di polistirolo, anche le paillette, tutti i glitter, insomma diventa veramente un'ossessione e non lo so, dicono che cura l'ansia. A me personalmente mi rilassano, non so voi, però a me rilassano. E mi sono divertita un sacco anche a farli. Il senso di tutto ciò non l'ho ancora capito, però è divertente farli, ci potete giocare con i vostri nipoti, con i vostri figli, con i vostri amici, potete farci veramente qualsiasi cosa, tappezzare i muri e far arrabbiare la mamma o il papà, o i nonni, fare qualsiasi cosa. Quindi iniziamo subito con le ricette. Adesso andremo a realizzare il clear slime, che sarebbe lo slime trasparente, quindi per prima cosa ci servirà un contenitore. Ovviamente per fare lo slime trasparente vi servirà la colla trasparente, io utilizzo questa qua della Giotto, che è la Giotto Collage, che sarebbe proprio una colla trasparente. È stato molto difficile trovarla perché tutti i rivenditori della mia zona ce l'avevano classica bianca, vinavil bianca. Per far attivare lo slime ci servirà una soluzione salina, quindi un semplicissimo liquido per lenti, questo qua è del Carrefour, però ovviamente ce ne sono di diversi, questo qua è quello che è costato di meno. Se trovate il Borax Borace viene sicuramente meglio il vostro slime, però con questo devo dire che non viene per niente male. Comunque, qualora il vostro slime dovesse uscire troppo gelatinoso e poco denso, potete aggiungerci qualche, ma dico veramente qualche, punta di bicarbonato di sodio. Quindi veramente poco, se serve, altrimenti vanno benissimo questi tre prodotti. Poi ovviamente per poter andare a colorare lo slime, qua potete andare a decidere cosa aggiungerci. Potete trovare dei pigmenti, dei glitter, io ho utilizzato questi pigmenti qua, anche questi qua di MAC, o dei semplici pigmenti che trovate anche in colorificio, perché anch'io ce ne avevo del colorificio, sono usciti benissimo. Infatti questa è una prova del mio slime fatto con il pigmento del colorificio, molto molto figo. Oppure, se volete provare una cosa diversa, potete utilizzare i vostri colori per capelli, se ce li avete ovviamente. Io ho utilizzato anche questo qua dell'Arctic Fox nella colorazione Violet Dream per andare a colorare il mio slime. Devo dire che, essendo pigmenti, ovviamente lo slime è uscito super bene e profumava tantissimo. Per prima cosa vado a svuotare il mio tubetto di colla trasparente all'interno del contenitore. La quantità è più o meno ad occhio, perché dipende da quanto slime volete fare, quindi più colla mettete, quella sarà poi la sostanza del vostro slime, il volume del vostro slime, se non andate ad aggiungerci ovviamente altri ingredienti.
andiamo a mettere la soluzione per le lenti a contatto, semplicemente, quindi ci aiutiamo a girare il tutto con un cucchiaio, un cucchiaino. Adesso andiamo ad aggiungerci, come vedete ho preso una pallina di bicarbonato perché è troppo liquido, vado ad aggiungerci veramente una spolverata di bicarbonato e giro piano piano. Questo farà attivare il tutto, che proprio inizia a diventare super appiccicoso. Quando inizia a fare questa cosa che sembra molto ragnatelosa, vuol dire che il vostro slime sta uscendo. Possiamo iniziare a lavorarlo sul nostro piano da lavoro. Va lavorato molto, in questo modo riusciamo a non farlo diventare troppo appiccicoso. Questa è la consistenza che deve avere il vostro slime. Ovviamente se è troppo appiccicoso potete andarlo a lavorare meglio, e se non riuscite proprio a lavorarlo potete aggiungerci ancora un po' di bicarbonato, però questo comporterà veramente l'indurimento dello slime stesso. A questo voglio dargli un colore chiaro, quindi applico questo bellissimo pigmento di Neve Cosmetics, questo si chiama Jellyfish ed è stupendo. Questo passaggio potete farlo anche durante la creazione dello slime, ma io preferisco farlo dopo perché è bello vedere come cambia lo slime. Questo è il risultato dopo aver mischiato il pigmento Jellyfish con lo slime. Guardate quanto è bello! Adesso passiamo alla creazione, alla colorazione di quest'altro slime, che come vedete è trasparente ancora perché è quello che abbiamo diviso dall'altro, e io volevo aggiungerci questi pigmenti di MAC che si chiamano Blue Brown, bellissimi. Wow! Quindi questi sono i due slime clear colorati. Io semplicemente utilizzo questi contenitorini, questo qua rubato da mia nipote della Play-Doh, oppure questi qua di Lush che erano delle cose per il bagno. Questo invece è uno slime con l'aggiunta della schiuma da barba, infatti come vedete è più fluffy, e il pigmento utilizzato in questo invece è un pigmento oro preso in colorificio. Adesso invece andrò a creare lo slime, quello classico con la vinyl bianca e il detersivo, perché appunto non ho il borax o borace. Ci servirà sempre un contenitore, questa volta non utilizzeremo questo per attivarlo perché a me non funziona con la cosa delle lenti, ma funziona solo col Dixan, infatti come vedete qua c'è il nostro amico Dixan. E la schiuma da barba, io utilizzo questa qua che purtroppo è blu, infatti devo prenderne appena posso una bianca perché mi colora tutti i miei slime. Per prima cosa inserisco la quantità di colla vinilica che voglio per creare il mio slime. Io utilizzo questa qua della Prit, che vedo che funziona. Ho provato quella Vinavil classica ma non mi si attivava col Dixan, quindi utilizzo questa. Ad inserire anche un bel po' di schiuma da barba per creare il nostro fluffy slime. L'effetto fluffy lo dà proprio la schiuma da barba, perché va a creare più bollicine all'interno dello slime e lo rende più soffice. Quindi più schiuma da barba mettete, più lo slime verrà morbido. Quindi vado ad inserire il Dixan poco alla volta, e deve fare la stessa identica cosa che faceva con l'altro slime, quindi iniziare a creare dei piccoli grumettini e poi dei fili. Questo vuol dire che sta succedendo qualcosa, che si sta attivando qualcosa. Io all'inizio a questo passaggio mi spaventavo perché pensavo che non stava uscendo, invece poi va lavorato tantissimo. Ed ecco qua il vostro fluffy slime, ovviamente è venuto azzurro perché, come vi dicevo, tra il Dixan e la schiuma da barba che sono blu è venuto colorato, però anche qui potete poi dividerlo o farlo tutto colorato o fare diversi colori in base a quello che più vi piace. Io adesso proverò a farvene vedere uno colorato di viola con il pigmento Arctic Fox che ho qui. Questo qua è il pigmento in questione che vi avevo fatto vedere prima, quindi lo inserisco all'interno del nostro slime.
e inizio a mischiarlo. Quindi questo è l'effetto. Se volete lo slime più glossy, quindi più lucido, potete aggiungerci una crema per il corpo. Inizierà sempre qua a dividersi, quindi vi spaventerete all'inizio dicendo: oh mio Dio, mi si sta distruggendo lo slime. Invece se continuate a lavorarlo, l'effetto poi sarà super figo e super lucido, super glossy. Perché come vedete, quando andate a lavorare questo tipo di slime fluffy, è un po' opaco. C'è chi fa anche il mix con colla vinilica e colla trasparente, non ho ancora provato, vi saprò dire. Comunque, questi sono gli slime. Come avete visto, potete ricreare un sacco di slime diversi, qua veramente potete dare sfogo alla vostra arte e a tutto quello che avete in casa, quindi metterci dentro anche televisori, cose, tanto ogni cosa che ingloba lo slime rimane lì per sempre, un po' tipo il diamante è per sempre. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se fate anche voi i vostri slime taggatemi su Instagram, voglio vedere i vostri lavori e niente, spero che questo video un po' così vi sia piaciuto, so che non è molto inerente a quello che faccio normalmente, però questo è il mio canale, faccio quello che mi pare. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!